L'altra cosa, il discorso delle inadempienze. Due anni fa c'era il portale accessibile.gov.it dove si poteva segnalare eventuali inadempienze. Adesso c'è l'Agenzia per l'Italia Digitale. L'Agenzia, all'interno della circolare pubblicata nel sito al momento dgpa.gov.it, ha fornito indicazioni su come effettuare le segnalazioni. Siccome la legge prevede segnalazioni in modo formale, la possibilità è tramite raccomandata oppure tramite PEC. Tra l'altro, vi anticipo, nelle prossime settimane verrà inserito un modulo per aiutare a effettuare le segnalazioni, perché altrimenti diventa anche un problema organizzativo dell'agenzia stessa se cominciano ad arrivare le richieste del tipo il sito del comune X è inaccessibile. Deve essere spiegato il motivo, cioè deve essere spiegato, cioè ci deve essere l'interesse effettivo alla problematica. Non deve essere la gogna utilizzata magari dal secondo arrivato con la fornitura per bastonare il primo arrivato, cioè deve essere effettivamente un'azione svolta per l'interesse del cittadino, cioè perché ci sia effettivamente l'accessibilità. Se riteniamo come agenzia effettivamente valida la segnalazione, viene fatta una comunicazione formale all'amministrazione di adempiere alla sistemazione entro 90 giorni. È chiaro che se non lo fa entro 90 giorni ci sono le responsabilità dirigenziali. Qual è il ruolo che ha l'AGID quindi? L'AGID ha il ruolo di raccogliere le segnalazioni, avviare anche il monitoraggio dell'accessibilità e ci sarà una fase nuova anche di coinvolgimento delle associazioni di disabili, cosa che spesso non è stata fatta. La circolare era la numero 61 del 2013, trovate l'urlo sulle slide o comunque la trovate nel sito web. Cosa è successo invece di recente? Il 20 marzo l'ex ministro Profumo ha annunciato via Twitter la firma del decreto di aggiornamento dei requisiti. Questa è stata una bella battaglia che abbiamo fatto con dei consiglieri del ministro, difatti io ringrazierò sempre Damien e la Donatella, che sono due dei ragazzi giovani chiamati come consulenti all'epoca dal ministro Profumo, perché è proprio, diciamo, grazie a loro che siamo riusciti a rompere le scatole perché il ministro tirasse fuori dal cassetto la vecchia bozza dei requisiti fatta ancora all'epoca del ministro Brunetta. E qui lo vedete contento, diciamo, un po' tirato per la giacca che firma, diciamo, il decreto. Il decreto è stato firmato il 20 di marzo, ho chiesto ieri informazioni al MIUR e mi hanno detto che in questo caso applicano il classico 30 più 30, cioè è andato 30 giorni presso la Corte dei Conti, quindi probabilmente verso la fine di maggio entrerà effettivamente in vigore. Perché vi dico questo? Perché effettivamente finché non entra in vigore dobbiamo ancora usare i vecchi requisiti, cioè nonostante è stato firmato non è effettivamente in vigore. I nuovi requisiti ne abbiamo già parlato negli ultimi due anni, perché purtroppo io già dal 2010 che avevamo fatti venivo qua, si ricorda Pierce Alberto, a dire entreranno in vigore i nuovi requisiti che vi daranno questa possibilità. Adesso finalmente ci siamo riusciti. Quali saranno principalmente le novità? Avrete meno vincoli sotto l'aspetto tecnico, cioè potrete usare più tecnologie in modo più, tra virgolette, intelligente, cioè non avrete il vincolo di dover far funzionare tutto, ad esempio, in assenza degli script, però dovrete garantire che comunque qualsiasi cosa pubblichiate nel web, sia una pagina, sia un PDF, sia un oggetto flash, sia un applet Java, sia un contenuto Silverlight, deve rispettare le linee guida di accessibilità specifiche della tecnologia. Perché le nuove WCAG 2.0, che sono la base dei requisiti, le chiamo nuove anche se oramai risalgono all'11 dicembre del 2008, quindi non sono molto nuove, però saranno il nostro nuovo riferimento. La cosa interessante è proprio che le WCAG 2 sono una serie di linee guida, e per cui noi abbiamo 12 requisiti che corrispondono alle linee guida, con una serie di punti di controllo che consentiranno di implementare contenuti indipendentemente dalla tecnologia. Effettivamente questo darà ampio spazio soprattutto alla tematica di erogare servizi, perché ricordiamoci, le amministrazioni pubbliche, il sito web non è la vetrina, non deve essere più la vetrina, l'ha detto anche Ernesto, c'è anche da
da elencare e da mettere online i servizi, perché dal 1 gennaio 2014 tutti i servizi devono essere messi online. E quindi l'aggiornamento dei requisiti vi aiuta con la possibilità di usare anche nuove tecnologie, cose che prima non potevate fare. Funzionalità in Ajax, ad esempio. Qualsiasi cosa che comunque garantisce interazione, che però prima effettivamente dovevate fare come doppio lavoro, cioè dovevate creare la versione magari fatta in Ajax, ma anche la versione funzionante senza gli script. Quindi effettivamente l'accessibilità era un costo per fare applicazioni di nuova generazione. Oggi invece, se utilizzate prodotti di ultima generazione, framework di ultima generazione, sono tutti orientati verso le WCAG 2, che sono non solo un riferimento alla nostra norma nazionale, non solo norma europea, ma sono anche uno standard ISO. Quindi ora ci sarà una forte crescita di prodotti che saranno conformi a questi nuovi requisiti, in quanto è interesse del mercato anche garantire che il principio di accessibilità corrisponda ad uno dei criteri di qualità per il sito web. Io ho finito. Grazie.